Ciao a tutti, mi chiamo Silvia Fortunato, sono un'infermiera e lavoro a Bologna. Una sera, in preda alla tristezza per quello che stava accadendo nel nostro paese, ho scritto un post di rabbia su Facebook. Poi mi sono accorta che non ero stata l'unica a scrivere un post del genere, anzi, ero una fra le tante. Molti colleghi come me stavano facendo la stessa cosa. Così ho iniziato a leggere tutti questi racconti. Questi racconti mi hanno alcuni fatta piangere, altri mi hanno dato determinazione, finché una sera mi sono detta: ma perché non farli leggere anche al resto della popolazione? Ci stanno considerando eroi adesso, quando facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Però adesso c'è una pandemia, un'emergenza sanitaria mondiale che sta facendo riscoprire la nostra professione. E allora perché non lasciare che queste testimonianze vengano lasciate nel dimenticatoio? Nel giro di pochi giorni ho cominciato a selezionare i racconti che mi avevano emozionato. Ho presentato questo progetto che avevo in testa ai colleghi, molti sconosciuti, e devo dire si sono resi subito disponibili. Quando ho raccontato qual era l'obiettivo, lo scopo principale, voler cercare di raccogliere fondi da destinare a noi infermieri, a quello che ci stava succedendo, ai dispositivi che non c'erano. E fino a che la stessa federazione, la nostra federazione, la FNOPI, ha creato una campagna solidale di raccolta fondi intitolata Noi con gli infermieri. E quindi mi sono detta: bene, destiniamo il ricavato di questa antologia direttamente qui, in questo canale riservato proprio agli infermieri. E quindi, diciamo, questa idea che sembrava irrealizzabile e impraticabile ha invece subito trovato strada, sia grazie a due persone fantastiche che mi hanno sostenuto, Vania Rivalta della Clown Bianco Edizioni, che appunto ci pubblica, e Serena Scandellari dell'associazione culturale di cui faccio parte, Canto 31. Abbiamo praticamente dato vita a questa idea che sembrava impraticabile. Anche la federazione, nel momento in cui abbiamo presentato il progetto, è rimasta molto colpita, e quindi noi consigliamo di acquistare questo ebook più che altro sia per dare una mano come campagna di solidarietà agli infermieri che in questo momento sono in prima linea, ma anche per scoprire voi stessi come e quanto gli infermieri siano capaci di provvedere ai bisogni di cura e come sia stato doloroso gestire questa emergenza a cui non eravamo preparati, nessuno di noi lo era. Quindi noi siamo molto felici di poter farvi leggere qualcosa di diverso, quelle che sono le nostre emozioni, racconti di cura che curano a sostegno di noi con gli infermieri. Salve a tutti!